amici della Team Press. Questi sono i nuovi sport da spiaggia, windsurf, per andare via con il vento, e surf per cavalcare le onde. Nuovi sport sulla litorale laziale. Preparazione della vela e l'attacco sulla tavola. Nodi per la sicurezza della navigazione. Iniziamo a vedere la preparazione dei surfisti per entrare in acqua. Iniziano a farsi alte anche le onde, quindi oltre a utilizzare il vento per camminare con il windsurf, vedremo alcuni uscire con il surf e cavalcare le onde. Preparazione della vela in alto, vediamo come inizia a gonfiarsi la vela per prendere il vento e partire per la navigazione. Siamo qui con Claudio, istruttore della scuola federale della scuola surf di Fregene, allo stabilimento Il Lido. Dici, perché il surf e il windsurf? Fa bene alla salute, fa bene alla mente, al corpo, e vivere in armonia con gli elementi come le onde, come il vento, come il mare, stare bene, questo è il nostro modo. Da quanti anni questo sport? Quanti anni lo facciamo? Da tanti anni, in Italia è cominciato negli anni 80. È in evoluzione? No, è in devoluzione. Sì? Sì, però abbiamo sempre tanti appassionati. Passa il motore. Ok, ciao Claudio, grazie. Siamo qui con Diego. Diego, perché ti sei appassionato al surf? Il surf perché cavalcare l'onda ti fa sentire libero, ti libera la testa da tutti i pensieri, è una cosa bella, una sensazione che bisogna provarla per capire. Quando hai cominciato a cavalcare le onde le prime volte? Ho iniziato circa 2 anni fa con un gruppo d'amici, ci trovavamo a Santa Marinella, c'erano ragazzi che già avevano praticato, ho detto perché non provare, sembrava bello e così è stato. Mentre invece per il windsurf? Il windsurf è iniziato tutto perché purtroppo qui a Roma non sempre ci sono le condizioni per poter surfare, però spesso il mare si alterna con il vento. Quindi quando c'è vento anche il windsurf è un ottimo modo per vivere il mare. Qual è la differenza tra i due sport? La differenza innanzitutto sono le condizioni atmosferiche, uno servono le onde, l'altro serve il vento. Comunque per entrambi ti fanno sentire libero, ti liberano la testa, cavalcare le onde con entrambi gli sport è qualcosa di emozionante. Qual è quello che preferisci? Il surf, il primo amore. Cosa ti senti di dire a chi vuole provare questo sport? Di provarlo senza paura. Tanta gente non si avvicina al surf perché crede che è uno sport pericoloso, che ci si può far male. Non è così, è uno sport bello, sicuro. Provate l'emozione di cavalcare un'onda, di tirare su una vela, di essere spinti dal vento. E mentre sul bagnasciuga si preparano a cavalcare le onde e a farsi trasportare dal vento, sulla sabbia rovente alcuni giocano a beach volley e si preparano ad un'estate romana. Gli sport sono molteplici durante il periodo estivo. Vediamo come bagnano la sabbia, pronti a fare un bel torneo, anche tra ragazzi.